E adesso parliamo di salute e benessere. Questa mattina nella sede del CNA di Bari un seminario tecnico-scientifico sulla nuova metodica brevettata per trattamenti di sanificazione del cuoio capelluto presentata da Gredis. L'intervista all'amministratore Mimmo Greco. Viene presentata una nuova metodica brevettata e rivoluzionaria per trattamenti di sanificazione del cuoio capelluto per tutte le patologie, compresa micosi, alopecia ed altro. Sì, è stato mandato il brevetto per invenzione industriale da poco, ma questa metodica non è frutto di una, chiamiamola, invenzione momentanea, è frutto di oltre 35 anni di studio, di ricerca, di applicazioni, dove come principale, diciamo, attore è l'ozono. La sua applicazione è molteplice e quindi ho utilizzato l'ozono per poter eventualmente fare una sanificazione completa del cuoio capelluto, ma il sistema è compreso anche di una sanificazione dovuta a una dermabrasione, quindi una rimozione totale di quelle che sono le cause di tutte le patologie, e quindi rimozione del sebo, rimozione di tutte quelle che sono le trattamenti dei capelli, che devono tenere conto anche di tutte quelle che sono le patologie di virus e batteri che ci sono presenti. Una metodica che sicuramente avrà conseguenze importanti anche per la rigenerazione dei bulbi piliferi. Questa metodica tende non solo, prima di tutto è meglio farlo a livello di prevenzione, perché tutto incomincia quando verso i 18 anni, specie per gli uomini, hanno un problema di superproduzione a livello del cuoio capelluto di sebo, e quindi quella è una delle principali cause. Poi si creano un po' tutte quelle che sono le infezioni, compreso anche virus, batteri e così. L'ozono ha la sua grandissima capacità di eliminare tutte queste cause, ma in modo particolare l'abbinamento è fatto con una rimozione del sebo, che è come avere sul cuoio capelluto una grande, come devo dire, colla, ecco, se possiamo dire, che penetra anche nel bulbo pilifero e impedisce il replicare dei bulbi piliferi.